Allora, eccoci in studio Tele4. Questa sera l'ospite c'è ed è, come abbiamo annunciato, Viviana Facchinetti. Grazie Viviana per essere tornata. Sai che mi fa Tra sempre piacere star qua con voi. l'altro dovete sapere che quando Viviana partecipa soprattutto a Sveglia Trieste, in genere è un appuntamento che riscuote sempre un grande apprezzamento, proprio perché assieme a lei si vivono anche determinate emozioni, insomma, no? Allora, intanto apriamo e chiudiamo subito questa storia, perché tu mi hai detto di no, ma devo chiamarti direttore a un dato momento. Io non sono mai stato direttore di niente, però insomma, sei direttore dell'Arena di Pola. Certo, sì. Comunque è una cosa che mi ha fatto molto piacere, mi ha fatto una grande emozione il fatto di vedere il primo numero che è uscito adesso, il numero di luglio, che viene distribuito in tutta Italia, anche nel mondo, perché comunque fa parte del libro comune di Pola in esilio. È un giornale che è stato fondato ancora nel 1945, ininterrottamente, pur Chi è avendo. il sindaco del Libero Comune in esilio adesso? Adesso si chiama Tito Sidaro perché è appena stato eletto e a giugno c'era il raduno di Pola dove appunto sono state rinnovate le cariche Sai che io vengo da là, nel senso che il mio da papà Pola. era di Pola. Sì, tutti pensano che sia di Rovigno, difatti dicevo anche il giornale della famiglia rovignese, al quale comunque sono molto affezionato ugualmente, ma la mia famiglia viene da Pola, da Gimino d'Istria, per essere più Allora, precisi. ti abboni perché dunque, il giornale, che poi fa parte praticamente della grande famiglia dei polesani, ecco, nel mondo, è in esilio e meno di un caffè al mese. Quindi No, anche facciamo perfetto. una Allora, pe questo. perché, e quindi perché dovrò dedicarti anche uno spazio. Bosazzi, beh, certo, Sì, ma questo è uno mi farebbe scoop. piacere anche a chi è lassù. Vabbè, Benissimo, allora ricorderemo anche il vissuto di tuo padre. sì, Proprio, volentieri. bellissimo, Allora, bellissimo. Viviana, intanto io non lo devo dire, però, perché non è corretto, però insomma, diciamo che hai festeggiato alla grande un compleanno Eh sì, importante, ho insomma. dribblato il settimo decennio. Vabbè, io non, insomma. Beh, ma lo sanno tutti, Vabbè, eh? ma insomma si poteva. Comunque, vabbè. Vabbè, Allora, insomma. sempre attivissima tra l'altro, no? Sì, grazie al cielo Perché adesso noi abbiamo l'energia non anche delle manca. immagini e io forse un pochettino sconvolgerò un po' il programma. Comunque, intanto continuiamo a parlare di questo libro sui vigili del fuoco a cui abbiamo accennato l'ultima volta che ci siamo visti A Sveglia a Sveglia Trieste, Trieste, sì, che è una infatti. storia del corpo praticamente. Beh, non soltanto. Allora, è una ricerca che intanto devo sottolineare perché è stata una gran fatica, perché sono stati quasi 6-7 anni di ricerche. Sì, beh, anche interrotte Sì, perché in sì, mezzo sì, sì. c'era, però comunque giornate intere nell'archivio dei Vigili del Fuoco con materiale proveniente dall'archivio diplomatico, dall'archivio di Stato, quindi una cosa splendida come risultato, come la scoperta che si faceva, però nello stesso tempo un impegno incredibile. Comunque partiamo addirittura da prima dei Vigili del Fuoco, perché partiamo dal 1300, dal momento ancora un po' prima della dedizione di Trieste all'Austria. E poi abbiamo la dedizione di Trieste all'Austria con varie norme, editti e addirittura la costruzione della chiesa di Santa Maria Maggiore, l'incendio che dopo pochi mesi la danneggiò. Poi, come avevo già accennato durante il nostro incontro a Trieste e a Sveglia Trieste, molto spesso nell'immaginario collettivo si incorre in un errore, perché si passa da Maria Teresa a Francesco Giuseppe come se Ah, fossero. sì, come se fossero mamma e figlio, Sì. sì. O perlomeno stretti parenti, ecco. Mentre invece fra uno e l'altro ci sono tantissimi imperatori e ognuno ci ha messo del suo, no? Sì, qualche volta appunto si ricorda appunto che Maria Teresa la Grande, però Carlo VI è stato quello che ha dato l'input, no? E quindi fra i vari imperatori, quello che succedeva a Trieste, quindi in parallelo si racconta come Trieste si trasforma, le costruzioni. Sì, è anche una E storia della la città, sotto storia certi della città aspetti. che si incrocia con quella dei Vigili del Fuoco. E mi sembrava una cosa molto interessante anche proprio in quest'anno di celebrazioni. E Maria Teresa è stata quella che ha fatto il primo editto
contro il fuoco per Trieste 1754. E quindi abbiamo, no, ma calcolando proprio per il lavoro pesante che ti raccontavo prima, io ho dovuto leggere pagine e pagine scritte con la penna d'oca e quindi anche scritte in tedesco anche magari. Qualche volta è un po' misto, qualche volta sia in tedesco che in italiano. Però certe volte quello prima, addirittura, quello non era scritto con la penna d'oca, con la lente per riuscire a capire. E però di questi documenti abbiamo anche il documento stesso da poter pubblicare. Speriamo che poi questo lavoro trovi... Allora, questa è la difficoltà. L'altra volta eravamo rimasti un po' incerti. Sì, perché infatti sono tutti che dicono, ma che bello, che interessante. E è una cosa che dovrebbe essere l'editore o gli editori interessati a... E invece sono un po' io ad andare a presentare il progetto e la cosa che è un po' è un riso amaro, perché ti dicono, purtroppo momenti difficili, non gavemo, però mi permetta, le devo dire complimenti per il lavoro che ha fatto, perché veramente una cosa così completa di ricerca, di storia, perché non riguarda solo Trieste, è una cosa storica. Resti un poco... Però con questo non si riesce a pubblicare. Senti. Però io ho portato anche un po' di fotografie, comunque possiamo incuriosire. Intanto allora, poi il tuo, non è il grosso del tuo lavoro, però certamente buona parte della tua attività è stata dedicata agli esuli, sia all'esodo Giuliano Dalmata, che poi anche all'esodo, diciamo, a quello... quello del 54, insomma. Sì, diciamo che ho cominciato, forse il primo input è stato proprio con Trieste, no? Quello che era l'emigrazione del 1954, 15 marzo 1954. Però una volta che sono arrivata in Australia e che ero a contatto con questo mondo, ho conosciuto tutti i vari quelli che sono stati gli esodati, gli esuli da Istria, Fiume, Dalmazia. Per cui e là ho avviato tutto un lavoro di ricerca, perché, come dicevano sempre, la prego, che bello, come che la storia la avessi scritta uno di noi, la continui, la prego. Ma forse perché è anche necessario, non voglio dire un distacco, ma forse non essere coinvolta in prima persona aiuta in questo caso, perché perché io ho una certa empatia in queste cose qua. Per sì, cui... però non, adesso non so, credo, perché abbiamo i tuoi non erano esuli. No. E quindi vuol dire, no. C'è un distacco che può aiutare ancora di più. Sì, ho messo a disposizione la mia professione e la mia penna. Laddove invece poi c'è anche questa cosa un aspetto, diciamo così, non so quanto legato all'esodo o al prima. Questa storia delle triestine in America, cos'è questa invece? Non ho mai parlato di questo nei nostri... No, non lo so, avevo accennato, avevo fatto qualche collegamento durante il mio programma che facevo in collegamento con il mondo. Ma sappiamo che a Trieste in quegli anni molte ragazze si sposarono con inglesi e americani, no? Che erano a distanza qui a Trieste. E quando finì il governo militare alleato, molte seguirono i loro fidanzati in America. E anche poi, tanti in Inghilterra, no? Tanti anche in Inghilterra, sì. Però io ho incontrato un po' di queste, allora, girls, che poi si sono chiamate triestine girls, e quindi sono arrivate in America, qualcuna... fortunata, nel senso che comunque hanno coronato veramente il sogno d'amore, qualcuna invece nell'incoscienza forse dell'età. Ah, beh, questo è il rovescio della medaglia. Però ho raccolto a Los Angeles delle belle testimonianze. A Los Angeles? Sì, perché era già stato fatto anche un documentario su quello che erano le triestine girls, però lato atlantico. Ah, ho capito. Era New York. Quello più facile da immaginare. Mentre io ho raccolto le testimonianze a Los Angeles,
E se vuoi dopo chiediamo alla regia. Ecco, no, intanto però c'è un'altra cosa che passava in questo momento, sì. E queste sono anche immagini fatte da te, no? Queste fatte da me e sottolineo, fatte ecco. Mentre ero in moto. Ecco, quindi non perché questa signora, non so se ogni estate, ma comunque... Beh, adesso è qualche anno che non si va, però... Però voi andate con la moto in... Beh sì, allora è una delle esperienze che abbiamo fatto per quasi 8-9 anni, 10 anni, non lo so. Comunque il diretto interessato, che è Umberto Lupi, verrà a raccontartelo sì. La prossima. Anche questo, perché mi incuriosisce stata. Ma proprio avete visto anche prima alcune ecco, immagini... sono tutte immagini fatte mentre la moto sta camminando, quindi... Che zone sono queste? Ecco. Sì, scusa. Sì, beh, prima avevo mostrato anche il percorso, no? Da Los Angeles a South Dakota, no? E qui ci avviciniamo appunto al South Dakota, perché comunque ogni anno è un nuovo percorso e quindi la fortuna anche di avere questi amici, perché non l'abbiamo vissuto da turisti, però... È che la cosa migliore, no? Andare in giro... Ecco, sì. Però adesso la cosa che si vede è perché è il raduno di Sturgis. E questo era nel 2010, che era il 70esimo raduno. Qui siamo Arizona, cos'è? No, no qua quando, adesso non lo so se siamo arrivati, perché prima eravamo vicino a Sturgis, e prima comunque abbiamo attraversato la Monument Valley. Quello quindi, sì, l'avevo riconosciuto. Ecco, questo da John Fordiano. Ecco, quando si arriva nel South Dakota, dove dopo magari ti racconterò appunto questo raduno, dove in una settimana in un centro che può essere tipo Monfalcone passano circa 600.000 moto. Però no, raccontami invece questo. Ecco, perché tu hai citato il South Dakota, no? Sì. Allora, noi quando parliamo degli Stati Uniti, in genere, non so, pensiamo alle grandi città, pensiamo a New York, pensiamo a Boston, Chicago. È un'altra America. Ecco, questa qua è probabilmente la vera America, è l'America che sotto certi aspetti giustifica Trump. Per certi versi, no? Sì. Che roba è? Mio papà diceva, secondo me, questo me lo ricordo, secondo me in America ci sono territori ancora vergini, nel senso che non li abbiamo esplorati, eccetera. Ora, al di là di questa che è una buttata, però immagino che sia... per certi aspetti molto più interessante vedere questo tipo di America. Beh, comunque che... affascinante. Sì, infatti, a parte anche con gli amici, dicevo sempre che the best of the West. Beh, passi dalla Los Angeles, che naturalmente è capitale del cinema, tu sei cinefilo. Qualcosa, ecco, no? Visita a Hollywood, eccetera. E però passi, proprio grazie al fatto di essere insieme con questi amici, non autostrade, non queste grandi... E ti viene spontaneo pensare, ecco, questi, ecco, però dopo devo fare l'inciso, però qua devo spiegarti. Sì. C'è uno degli amici che abita a Belle Fourche, nel South Dakota, che è proprio il posto dove è il centro degli Stati Uniti. Sì. No? Non so se avevo messo anche la fotografia, dove siamo, la fotografia si vede che siamo nel centro degli Stati Uniti. Qui questo signore alleva circa un migliaio di bufali. Sì. Per cui, e qui siamo su i vari... questo è il signore che col fuoristrada, ecco, possiamo fermarci un attimo perché altrimenti non riesco a spiegarvi tutto. E quindi ha questo allevamento dei bufali, e quindi si va, quindi è un'esperienza bellissima. Ma là, perché si dà da mangiare. Dalle immagini che vedevamo prima, uno potrebbe dire: boh, tra un po' arriva John Wayne e li... hai questo effetto, no? Perché appunto questo signore che era col fuoristrada, no? Il nostro amico Scott. Però il fatto che anche durante la traversata da Los Angeles verso South Dakota, con le varie deviazioni, no? Come ti raccontavo, nelle varie gite dei vari anni, comunque la cosa che ti viene da pensare, a parte il fascino che continuamente devi fotografare e fare riprese, perché è una cosa che ti affascina, che ti prende, ti viene da pensare quanti chilometri, e noi facciamo, perché oltretutto in una settimana erano circa, non so, un 7.000 chilometri e anche in meno, in 5-6 giorni, però le distanze che coprivamo in moto, quindi con comodità, no? Sì. Ti viene da pensare quando si spingevano verso il famoso Far West.
con i carri, senza nessuna comodità, senza sapere se dove. Perché quando attraversi determinate zone dicono: mi raccomando, ricordatevi l'acqua, per tanti chilometri non trovate la benzina, non trovate. Sì, Sì, perché non è come per qua che poco. vai in Sì, autostrada e sì, sì, comunque sì, dopo un sì, po' sì. di chilometri trovi Ma l'autovia. per esempio, dormire dove si dorme? Ci sono dei. Beh, comunque lungo la Come. strada ci sono i paesi dove Ah, hai, sì, che è sì, ben hai un chiarito. hotel, tutto, insomma, però è un altro aspetto, no? Sono le case basse, non hai i Sì, quelle. grattacieli, c'hai l'emporio, sono molto più flemmatici. Per esempio, quando devi andare a fare benzina, no? Sì. Allora, se non ti riconoscono la tua scheda, perché devi avere il loro PIN, insomma, sono varie problematiche anche così Sì. burocratiche, allora dici vabbè, vado, pago in contanti, però cosa fai? Tu scegli la pompa di benzina dove devi fare il pieno, devi andare dentro, lasci il deposito, torni fuori, fai il pieno e dopo dici ero a quella pompa di Sì, sì, benzina, sì, quel sì, sì. numero e ti restituiscono, ecco. Questa del deposito è, sì, è una Sì, roba. ma e quello che mi faceva specie era il fatto che quelli che avevano il tesserino, logicamente digitavano il PIN ed era fatto, no? Ma non sempre era possibile, non ti riconosceva, perché ecco, le prepagate Sì. nella provincia Non esiste. non te la riconoscono, no? E devono essere magari quelle determinate banche. E quando vai a fare la fila per lasciare il deposito, magari alla cassa, siccome conoscono tutti i clienti, scambiano quattro parole, chiedono alla famiglia cosa devi comprare, e tu sei là che stai facendo la fila, no? Sì, penso sia un'esperienza veramente notevole. Entri in un mondo diverso, no? Però affascinantissimo proprio. Altri progetti? Beh, abbiamo visto il libro, è stato presentato a Il Montecitorio, libro Questo è questo qua Protagonisti di. senza protagonismo, che appunto raccoglie le testimonianze fatte, che ho raccolto, e le storie di queste persone che ho incontrato dapprima in Australia, poi in Canada e poi in Sudafrica. Già che siamo in Australia, c'è anche voglio dire, anche lì le distanze sono ancora incredibili, anche là Ah beh passi sì, eh beh da sì. è paragonabile in qualche modo, quantomeno forse il paesaggio australiano, che mi pare si chiama il bush Eh sì, il australiano, Bush, a quello che hai visto in South sì. Dakota Beh, o. ti dirò che comunque, siccome sono stata sempre, ogni volta sempre per fare per Non lavoro, hai. Non e sei. quindi sono sempre stata nelle città, perché ho fatto Ah, Perth, ok. Adelaide, Sydney, Melbourne, Canberra, però sempre, diciamo, più in città, già Canberra o Canberra, come vogliamo pronunciare, comunque è la classica città capitale creata dal Ho niente, no? capito. Per cui anche là con ritmi molto lenti, con meno fermento, sia meno vivacità, insomma, Ho nel capito. vivere, una certa ora finisce. Le persone che tu hai sentito vabbè, sono situazioni differenti, insomma, no? Però parlando un pochettino con gli esuli, parlando con gli esuli istriani, parlando con gli esuli, usiamo un termine molto brutto che si usa con gli esuli economici, cioè con quelli che sono andati Beh, gli via, emigranti con gli con. emigranti, sì, ecco, corretto, con gli emigranti economici, parlando anche magari con queste triestine girl della California. C'è un sentimento comune, c'è una caratteristica comune che hanno, oppure fondamentalmente ormai sono abbastanza inserite nel. Cos'è? Calcolando che comunque la maggior parte della loro vita l'hanno È stata fatta là, passata sì. d'altra parte, quello che dico spesso sempre è la differenza fra l'emigrante economico, Sì, che è un comunque brutto termine, ma usiamo quello per sì, capire. è quello che invece sono gli esuli, che da Istria, Fiume e Dalmazia. Una signora che intervistavo a Melbourne mi ha detto, ha fatto la sintesi, ha detto: gli altri partivano, emigravano per migliorare. Noi cercavamo di ritrovare una vita, quindi era proprio l'identità Sì, perduta. era qualcosa di. Sì. E rimane questo? Cioè, voglio dire, lo dico anche pensando proprio anche all'esperienza di
mio padre, insomma, cioè, che lui ha cercato invece di dimenticare l'idea e del... Non credo che o quantomeno faceva passare... Non lo, trasmetta, sì. Non lo trasmettono ai figli, perché vogliono evitare questo peso. È più questo. Ecco, perché proprio ho recuperato l'intervista che avevo fatto durante una trasmissione proprio qui a Tele4 con Emanuele Braico, che recentemente è scomparso. Ah sì, tra l'altro corre l'obbligo anche di salutarlo, idealmente, perché è una persona di una... soprattutto di un'estrema cortesia. Sì, guarda, era veramente una gran persona. E proprio lui raccontava che certe cose le ha sapute dalla figlia, perché la figlia le ha chieste al nonno. Perché il nonno voleva evitare, il suo padre voleva evitare di trasmettergli certi pensieri. E ho visto che tanti mi hanno detto questa cosa qua. E non volevano trasmettere quello che avevano passato loro. Sì, che psicologicamente credo sia qualche cosa come posso dire, di agghiacciante, no? Cioè dover... sradicato, no? Perché comunque sradicati e polverizzati, perché comunque... Sì. Poi ci sono anche dei casi, noi ne discutevamo ogni tanto, estremamente particolari, non so, il padre di una mia amica che è fuggito da Capodistria, si è fermato a Muggia perché così poteva vedere Capodistria da ogni giorno, ma è tornato a Capodistria una sola volta nella sua vita dopo, e quando la figlia mi ha raccontato la scena del ritorno a Capodistria e della visita nella loro vecchia casa, è qualcosa che ti mette la pelle d'oca. E guarda, io lo racconto anche nel libro, di questi erano emigrati in Australia, da Adelaide erano tornati a Orsera. Ed è raccontato in una maniera così, io ho fatto da tramite, ho messo appunto la mia penna e la mia professionalità, però il fatto di raccontare questa emozione, quello che mi ha detto questo Flego, mi ricordo, a Adelaide, di vedere la mattina suo padre che era in cima alla collina, che guardava, poi il fatto che erano riusciti anche a rientrare in visita a quella che era stata la loro casa, già mentre andavano verso la loro casa ricordavano, se ricordi quell'albero? Ma poi pensa, in una delle trasmissioni che avevo fatto ultimamente, che avevano mostrato che avevano la ginestra, non so, che altro, in Canada, che avevano portato dall'Istria. Direttore, allora siamo arrivati alle 19:24, che è l'orario nostro di chiusura. Io ringrazio Viviana Facchinetti per essere stata con noi, ogni tanto ci rivediamo, poi tra un po' verso autunno vedrò di richiamare. Io conduco Sveglia Trieste una volta al mese, la domenica, quindi autunno sveglieremo. All'autunno ci risvegliamo assieme. Grazie ancora a Viviana Facchinetti per essere stata con noi. Dopo la pubblicità, tra un po', alle 19:30 c'è, beh, neanche tra un po', alle 19:30 c'è Io arrivo al giovedì, venerdì, che veramente due numeri, e c'è Marco Stabile che conduce il telegiornale delle 19:30, che oggi è particolarmente ricco e ha un'apertura particolarmente scabrosa. Grazie a tutti, buon proseguimento, grazie Viviana. Ciao, arrivederci tutti.